Ciao Margheritine, io sono Gian P. Allen e oggi andremo a vedere insieme la vetrina di Varus, i suoi oggetti, le sue rune e i suoi incantesimi. Allora, parlando della build, ci sono varie build per Varus, in genere cambiano durante il meta e in questo momento quella che vi sto consigliando è quella con la Lethality. Inizia con la Manamune importantissima perché spammate tantissimo le vostre abilità e il mana vi serve tanto, vi permette di poter spammare, poi quando si evolve vi aiuta tantissimo con il danno, quindi l'oggetto migliore con cui cominciare, specialmente la goccia. Qualche game potreste provare a fare prima la goccia e poi andare subito per il secondo oggetto, oppure chiudere sempre la Manamune per prima. Nel game che andiamo a vedere io chiudo la Manamune per prima, ma dipende sempre quanti gold ho, se sto messo bene, con quanti gold torno in base. Comunque la cosa importante è fare la goccia e iniziare a staccarla. E poi iniziate a capire come vi trovate meglio quando ribuildate. Allora, ora, gli oggetti che vedete sono la lama di Draktar, Serilda e la lama di Yomo. Poi lasciamo la Guardian Angel alla fine. Il concetto qui è che ci sono varie build con questi tre oggetti, cioè cambia l'ordine in cui le persone lo fanno. Io personalmente nel game che andiamo a vedere faccio la lama di Yomo per seconda. Perché? Perché se faccio questa mi muovo più facilmente sulla mappa, anche se ho un po' meno danno, ecco, rispetto alle altre, e posso ruotare meglio. Però c'è chi fa appunto la lama come secondo oggetto perché così ha più danno possibile, e c'è chi invece come secondo oggetto fa rancore, perché il rancore, grazie alla passiva di gelo, che vedete i danni e gli attacchi potenziati rallentano i nemici del 30% per un secondo, grazie a questa possono rallentare quando colpiscono le loro abilità. Ok, la terza abilità di Varus è già rallenta, però anche con la prima freccia. Quindi vedete se avete bisogno di rallentarli con le abilità subito con la freccia per esempio, e quindi fate il Serilda come alcuni fanno, oppure se preferite muovermi velocemente sulla mappa e quindi fate la lama di Yomu, oppure se volete tantissimo danno e quindi fate la lama crepuscolare di Draktar. Io il 90% delle volte faccio la lama di Yomu perché è un PG immobile senza escape nel suo kit e quindi preferisco avere un po' più di velocità di movimento. Però c'è veramente anche il rancore di Serilda che rallenta loro, è un'ottima scelta. Se invece vi siete super confident, lo avete giocato tanto e vi trovate bene, andate a fare la lama crepuscolare di Draktar. Poi, come oggetto difensivo, vi consiglio ovviamente la stasi di Ionia, senza neanche pensarci, troppo comoda, troppo forte. E come scarpe, io scelgo quasi sempre gli stivali della Cume di Ionia, proprio per poter spammare tantissimo. Ma se proprio vi sentite in mega pericolo, potete fare i calzari di Mercurio, ma di solito se vi sono arrivati in faccia e vi hanno tirato dei CC, è difficile che sopravviviate. Altrimenti c'è un'altra scelta che però non vi consiglio, cioè vi dico che esiste ma non vi consiglio, e sono gli stivali della rapidità. Vi dico, 99% delle volte vi consiglio la Ionia con i calzari di Ionia con la stasi, proprio senza problemi. Ultimo oggetto presente è ovviamente l'angelo custode, proprio se in late game capita che vi prendono fuori posizione e quindi così riuscite a resuscitare. Sarà comunque difficile riuscire a riposizionarvi dopo essere resuscitati in mezzo al teamfight, però speriamo che la vostra squadra nel frattempo vi abbia aiutato. Per gli oggetti, forse alcuni possono fare il memento mori per provare ad avere più penetrazione al posto dell'angelo custode e avere così tantissimo danno ancora di più e impedire le cure. Però il problema di questa build è che siete completamente senza difese, quindi questa è un po' una scelta personale che dovrete andare a fare. Per gli oggetti è tutto, andiamo sulle rune e vedete che c'è qualcosa di diverso, c'è l'aereo. Quindi i tuoi attacchi e le tue abilità inviano aereo verso un bersaglio riparando gli alleati o danneggiando i nemici. Quindi, visto che voi puntate a fare tanto danno con le abilità, poterle spammare e farlo dalla distanza, volete farlo appunto aggiungendoci più danno possibile, ed è per questo che utilizzate l'aereo. Brutale, buonissimo per l'early game perché vi dà attacco fisico e potere magico standard. E poi c'è il secondo fiato che rigenera la salute dopo aver subito danni. Visto che siete molto distanti dai nemici e potrebbero ogni tanto colpirvi, quando succede almeno potrete rigenerare la salute più velocemente. Come ultima runa, voglia di dolci senza problemi, perché come abbiamo detto, quando andiamo a costruire un oggetto che usa la goccia su un campione, di solito non usiamo la fascia del flusso perché abbiamo mana a sufficienza. Sugli incantesimi abbiamo il barrier e flash, piuttosto standard per un tiratore. C'è qualcuno che utilizza la guarigione per darsi anche la velocità di movimento quando scappa, però dovete mettervi d'accordo con il support. E altrimenti vi può capitare uno sfinimento nei momenti, insomma, dove avete proprio paura di questi assassin, una cosa che vi ho già spiegato su altri AD carry, insomma. Detto questo, per oggetti rune incantesimi è tutto e direi di andare a vedere il gameplay. Eccoci qui. Andiamo a vedere se mettono delle ward. Leona scopre la ward. Comunque vado ad aiutare il jungle. Se siete in bot side o comunque se siete dal lato in cui il jungler starta,
e vuole una mano, lo potete aiutare. Guardate il timer, a 24 secondi me ne vado, così sono sicuro di poter arrivare in lane. Ora poi c'era Ezreal che stava pushando la corsia, quindi ero quasi sicuro di prenderlo. Inoltre con Varus avete la freccia che voi potete caricare e sniperare dalla distanza, quindi con lui di solito il primo minion non lo perdete praticamente mai. Potete prendervi anche qualche secondo in più. Qui sto spostando la lane, visto che Ezreal l'ha pushato, sposto la lane verso di noi, perché almeno sono più tranquillo e ho la possibilità, cioè do la possibilità a Leona di ingaggiare. Troppo loro hanno messo la ward, non so se Leona se ne è accorta che avevano messo la ward in quel momento, però insomma, tanto io tengo, vedete che non sto cercando di lastittare. Qui ho tirato la freccia perché ho visto che Leona ha preso Ezreal e sta venendo ignitata, quindi in questo momento vado indietro e mi metto a proteggere lei e non rimango contro Ezreal, perché poi sennò rischio di rimanere 2 contro 1. Però intanto ho fatto del buon danno, le lascio prendere ovviamente le cure e continuo a cercare di... un po' adesso sto cercando di pushare leggermente perché non voglio che Leona ingaggi. Il fatto qual è? Che se Leona ingaggia rischia di morire perché è ancora bassa, quindi io intanto vado a pushare. Vedete, Ezreal qui fa un errore, si sposta con lo spostamento arcano di Ezreal e quindi rischia di morire ed è costretto a flashare Ezreal. Quindi io continuo a pokare su Thresh che è basso. Lo vado, qua immaginavo che avrebbe flashato, e faccio il primo sangue. Cosa importante da notare è che Leona è bassa perché quando ha preso le cure aveva ancora l'ignite e l'anti-heal addosso e quindi non si è curata al 100%, quindi ha sprecato un po' della sua vita. Ora sto cercando di pushare senza rischiare di morire, e perché come vedete non abbiamo la ward sul river, e quindi ora che abbiamo pushato andiamo a beccare. Avete visto che la quantità di mana che ho usato su Varus è tantissima, perché è un champion che comunque spamma, che usa tante abilità e che quindi ha bisogno della goccia. Singhiozzo. Quindi andiamo a vedere qui. Lacrima della Dea presa subito e martello. Quindi sto andando a chiudere proprio direttamente la mana Mune come primo oggetto. Questa build di Varus è quella che preferisco, quella che giocavo anche su computer e addirittura lo giocavo in mid, quindi proverò a giocarlo in mid anche durante le dirette, probabilmente sui video di YouTube ci arriverà più tardi. Però tornando al game attuale, Ezreal è rimasto troppo avanti, è passato dove non doveva dopo aver wardato. Leona lo ha catturato, quindi una kill abbastanza facile. Thresh non era neanche presente per salvarlo. A questo punto andiamo a ruotare, perché ci sta Thresh che è in visione. Sappiamo che stava gankando mid, quindi andiamo anche noi. Io sono a livello 5, uso la Suprema istantaneamente su Thresh per aiutare. Lo blocco, è buono il danno. Ari prende la prima uccisione. Vado a cercare di prendere la kill su Diana, che però dashando prende un ultimo attacco base di Leona, che però bravissima. Guardate che Supremo ha fatto su Teemo al 100%. Qui la dovrebbe prendere Ari. Io sono stato un po' aggressivo. Questo flash non lo fate. Ho flashato come... qua rischio di morire per il fungo. Ero tipo aiutatemi. Però quel flash è stato estremamente aggressivo da parte mia, non avrei dovuto utilizzarlo per prendere la kill, anche perché c'era l'ignite di Ari. Però sono stato un po' greedy, perché con Varus si è iniziato a prendere del vantaggio e delle kill, è veramente tanta tanta roba. Infatti qui ho 2 kill, 3 assist e ho comprato anche le scarpe, quindi sono pronto per il Drake che tra una trentina di secondi, e intanto torno in lane a farmare. Come vi ho detto, ho chiuso direttamente la Manamune e andrò poi dopo, insomma, a chiudere le scarpe e il secondo oggetto. Torniamo in lane, anzi cerco di speedare un po', voglio prendere l'abitudine a speedare nei momenti dove non c'è niente di particolare da dire, piuttosto metto in pausa quando serve qualcosa, perché così non sprechiamo troppo tempo, insomma, nei video. Qui vabbè, push della lane, tranquillo, punto è che non ricordo al 100% ogni singola azione, quindi non voglio rischiare di perderci qualcosa di importante. Ecco, Leona va a ultare, la prende bene su Thresh. Thresh è un personaggio abbastanza squishy, quindi potete focussare lui se avete Varus Leona senza nessun problema. Cioè guardate, è scoppiato la R... cioè la Suprema di Varus qui l'ho usata perché volevo essere sicuro di ucciderlo, ma non ce n'è stato bisogno, perché è scoppiato. Ma guardate che aveva ancora il flash Thresh. Io ho paura flashassi indietro, per quello l'ho tirata. Però abbiamo fatto così tanto danno, perché Varus e Leona insieme poi fanno tantissimo danno, che non c'è stato bisogno. Qui ovviamente, vabbè, doggio la Suprema di Ezreal, vado a prendere le cure. Ok, qui vabbè, semplicemente farmo mentre aspetto di andare verso il Drake. Qua voglio pushare la wave, Leona decide di ingaggiare cattivissima con la flash su Ezreal, che a sua volta flasha verso la salvezza. Qui volevo regalare e resettare perché il nostro jungler, vedete che non è vicino, insomma è qui giù, ok? Visto che lui non è qui, volevo resettare, però gli altri sono pericolosamente vicini al Drake, allora decido di restare. Vediamo Ezreal che si posiziona male non avendo il flash in cooldown, quindi lo prendiamo fuori posizione. Lui sarebbe dovuto passare da dietro, invece ha deciso di passare da davanti.
E quindi ormai siamo in un ottimo vantaggio senza Ezreal in questo momento. Timo e Renekton sono in top e non sappiamo ancora dove Irelia, che in questo momento è in base. Cioè, lo sappiamo noi che vediamo il video, ma non lo sapevamo in quel momento. Ci stiamo facendo il Drake senza problemi, quindi continuiamo. Anche perché ricordiamo che Diana il jungler, Irelia era mid, E ne vado a regalare. Aspettate. Vado a regalare e sto andando appunto per la Yomu, la spada Yomu, che si fa insomma con questa, tutta questa build data sulla Lethality. La Lethality con Varus e con questa build vi si permette di spammare tantissimo e di fare tantissimo danno con queste abilità, proprio perché andate a fare praticamente true damage. Infatti se vedete io cerco sempre di dare delle mezze sniperate ad Ezreal, di usare tutte le mie abilità cooldown. Importante perché, vabbè, Ezreal qui è un pazzo, cioè fa lo sbarramento arcano, forse non si aspettava che stesse arrivando anche Kha'Zix, ma... ha esagerato. Probabilmente l'avremmo ucciso lo stesso, ma avremmo rischiato molto di più se avesse tenuto lo sbarramento, cioè lo spostamento arcano. Quindi uccisione semplice e ci andiamo a fare la torretta, perché tanto non c'è nessuno che ci può contestare, quindi io volevo fare la torretta. Oddio, sì, dobbiamo aspettare la prossima wave, ma non c'era nessuno, insomma. Perché Irelia è andata top abbastanza presto durante il Drake e nonostante questo non sono riusciti a prendere la torretta top, i nemici. Andando a vedere gli oggetti, ecco appunto, ho chiuso la lama di Yomu. Non sempre, come vi ho parlato appunto nella build, si fa la lama di Yomu come secondo. Però mi piaceva farla in questo momento perché volevo muovermi sulla mappa. Ho visto che comunque c'era un po' di casino, Irelia andava sempre in top, le persone si stavano muovendo, abbiamo preso la torre bot, quindi avremmo iniziato a muoverci sulla mappa un po' di più. E quindi ho preferito fare la lama di Yomu. Il bello di questi oggetti Lethality è che tu nella maggior parte fai i primi due oggetti che sono molto complementari a tutti gli oggetti Lethality. Cioè quando vai a fare il martello da guerra ci puoi fare sia la lama di Yomu sia la Draktar e così via. Tanto attenzione a Timo che è molestissimo con il blind. Io uso la barriera un po' preventiva, arriva per fortuna Ari a salvarmi. Thresh si prova a spostare ma intanto io scoppio Timo con le abilità. Cioè vedete, applico le stacche di passiva. Quindi vedi, ha tre stack di passiva e poi uso la mia abilità per farle scoppiare. Quindi faccio la doppia uccisione qui, leo una flash su Ezreal, quindi lo viene anche charmato e niente, cerco di prendere la terza uccisione ma Leona l'ho la stitta. Quindi la cosa importante, se voi applicate la passiva di Varus, quindi quelle le piccole stack, poi usate le abilità per farle scoppiare. Qui vabbè, Leona sta tankando tantissimo. Andiamo su Diana, flash per evitare che mi possa ultare. Vedete che ha sia il flash che la suprema disponibile Diana, quindi ho flashato subito. Qui io e Ari vogliamo andare ad ucciderla, cercando idealmente di salvare Leona, che per fortuna se la gioca benissimo, la riesce a bloccare e io riesco a sniperarla dalla distanza. Quindi questa Leona sta giocando molto bene ed avere un bel support con Varus è importante, perché siete un champion immobile e rischiate che qualcuno vi salta in faccia ed è pericolosissimo. Invece grazie al suo essere estremamente aggressivo le kill le ho prese io, e se i nemici sono morti ovviamente è più difficile che vi uccidano. Qua uso la suprema su Ezreal cercando in realtà di prendere o Ezreal o Irelia, e inizio a caricare la freccia, la uso su di lui e lo abbasso tantissimo. E a questo punto io, cioè guardate l'abilità, ce l'ho di nuovo disponibile la prima, guardate, quindi cioè voglio semplicemente continuare a spammarle, prendendo i minion, prendendo loro, cercando tanto danno. Ora ho tanti, cioè ho 2000 gold da parte, dovrei regalare, ma ho il double buff, quindi mi metto qui a farmare dalla distanza con la freccia a cercare di fare del poke. Anche perché loro non hanno il blu in questo momento, quindi se io li poco un po' alla volta ce la faccio ad ucciderli. Cioè nel senso, guarda, le frecce levano tanto. Vabbè, qui mi sa che non succede niente di rilevante, quindi vado a speedare. Il Drake respawna, lo stanno facendo Kha'Zix e Leona. Kha'Zix, ragazzi, come abbiamo visto anche nelle Origin Series, può farsi un obiettivo da solo in un secondo perché fa troppo danno. Il danno isolato è altissimo. Leona intanto va a ingaggiare. Visto che Leona sta ingaggiando, io mi avvicino e provo ad aiutarli. Cade Kha'Zix, la mia suprema è comodissima. Snipero la kill su Diana. Purtroppo c'era il funghetto che non mi aspettavo e c'è Timo nascosto. Ora vediamo se mi ricordo di colpirlo con la sniperata. Come guardate, ogni teamfight è scandito dallo spam di frecce. Fate qualche attacco base, applicate le stack e poi tirate la freccia. Ecco, qui lo prende Renekton flashando. Io miro la torretta, vedete, importante. Se la vostra squadra sta tower divando una torre che ha 300-400 HP e siete la di carry, fate la torretta per prima. Sì, probabilmente perdete qualche kill perché la fa il vostro compagno, ma almeno non rischiate l'ace. Cioè nel senso che se la torretta inizia a targettare loro, i vostri compagni, e poi voi, morite tutti.
e rischia di dare tanti gol dagli avversari, anche se siete messi molto bene, sono tanti shutdown. Qua ormai la mia freccia leva tantissimo, quindi la uso per farmare, anzi vi faccio vedere che alla build finalmente la muramana è completa, ho la Yomu e sto procedendo per il secondo oggetto letale e terzo oggetto in generale. Qua non ho ancora comprato le scarpe perché non ne ho sentito il bisogno, sto andando così bene che non ne ho sentito bisogno. Questa Suprema è stata per provare a ingaggiare su Thresh, ma Ezreal questa partita penso sia molto tiltato e si è posizionato molto male, e quindi ogni momento è buonissimo. Qua Teemo in stealth mi ha fatto preoccupare, Diana decide di ingaggiarmi e per fortuna c'era Renekton ad aiutarmi. Uso la barriera per evitare parte del danno della Suprema di Diana, che per fortuna decide di non caricare al 100%, quindi riesco a sopravvivere. Torna Leona, io rimango indietro. Vedete che sto cercando di non morire qui. Volevo regallare, però credo che a un certo punto mi rendo conto, beh, io posso tirare le frecce dalla distanza, devo solo stare attento ai funghi. Quindi mi metto qui e mi metto a tentare le sniperate. Vado su Thresh, lo colpisco, aiuto Kha'Zix e finalmente posso regallare. Loro intanto vanno in cerca di altre uccisioni. Allora, gli oggetti, ho chiuso la lama crepuscolare di Draktar e la stasi di Ionia, perché ormai mi sentivo di avere abbastanza danno e il fatto di non avere il flash disponibile nella barriera contro un potenziale nuovo engage di Diana mi ha preoccupato, quindi ho voluto comprare la stasi. Adesso credo ci dovrebbe essere un ultimo team fight perché siamo messi troppo bene, siamo 25-9, abbiamo 3 torrette, loro ne hanno 0, il vantaggio di gold è importante. Però occhio al posizionamento, sono sempre dietro Leona. Cerco, cioè, se c'è Leona, io sono dietro Leona. Provo la Suprema, ma la sbaglio qui. Arriva Kha'Zix, guardate la Suprema di Leona, che perfezione. Quindi io posso sniperare dalla distanza, carico la freccia, la misso sul ratto, però lo prendo con l'attacco base. Quindi vinciamo questo teamfight e credo che a questo punto vogliamo andare a pushare la mid, perché comunque abbiamo fatto una carneficina. Anche in top, Ahri e Renekton hanno ucciso i loro rispettivi bersagli. E niente, prima che arriviamo a vincere naturalmente, i nemici decidono di arrendersi, andiamo a vincere il game e GG. Quindi, Varus, ragazzi, bellissimo champion, bellissimo champion. Non so perché è successo poco fa qua sullo schermo, ma vabbè. Varus, bellissimo champion, ve lo consiglio. Dovete imparare bene il posizionamento, dovete stare un po' attenti. Però se ci fate qualche game vi troverete a vostro agio. Adesso è anche molto piccato nel meta, quindi una buona scelta. Detto questo, vi ringrazio per aver guardato il video fino alla fine. Se vi è piaciuto lasciate un like ed iscrivetevi al canale. Come al solito vi lascio i link giù in descrizione, specialmente quello della mia diretta streaming, in cui vado in diretta tutti i giorni, ecco, dalle 17 alle 21, esclusi il mercoledì e il sabato. Vi auguro delle buone ranked e ci vediamo al prossimo video.